tutti e benvenuti nel mio canale Tutto Prof. Sono Francesco. Con questi video voglio condividere con voi le mie conoscenze per imparare il codice della strada e superare brillantemente l'esame a quiz per la patente. Al termine di questa prima lezione invito ad esercitarvi sui quiz dei segnali di pericolo che troverete sul sito patentati.it. Troverete il link qui sotto. A mio modesto parere lo considero un punto di riferimento sul web con esercitazioni facsimili dell'esame informatizzato e quiz suddivisi per argomenti. Iscriviti al mio canale, lascia ovviamente un commento e se il video ti è piaciuto lascia un like. Benvenuti al videocorso sul codice della strada. In questa prima parte andremo a conoscere i segnali di pericolo. Prima di entrare nel dettaglio della segnaletica di pericolo, vediamo come il codice della strada classifica la segnaletica stradale. Abbiamo la segnaletica verticale, ed è quella che troviamo verticalmente rispetto al piano della strada, la segnaletica orizzontale, cioè tutta quella dipinta sulla pavimentazione stradale, la segnaletica luminosa, come per esempio i nostri classici semafori. Infine la segnaletica manuale degli agenti preposti al controllo del traffico. Di questa segnaletica andiamo a vedere, in particolare la segnaletica verticale, i segnali di pericolo, che andremo a conoscere in questa prima lezione, la segnaletica di prescrizione, quindi, e i segnali di indicazione. I segnali di prescrizione, successivamente sono dedicate delle apposite lezioni, si suddividono i segnali di precedenza, segnali di divieto e segnali di obbligo. Di questa segnaletica stradale vediamo la priorità, cioè l'importanza che questa segnaletica assume nei confronti dei veicoli. Al primo posto la segnaletica manuale, che quindi prevale sulla segnaletica sia luminosa che sulla segnaletica verticale. A sua volta la segnaletica luminosa prevale sulla segnaletica di tipo verticale e naturalmente anche la segnaletica verticale prevale su quella di tipo orizzontale. I segnali di pericolo, ed è da questi che incominceremo oggi a vedere una strada deformata con pavimentazione irregolare, fondo irregolare, in cattivo stato, dissestata. Sono, vedete, definizioni praticamente il cui significato è identico, le troveremo sui quiz con diverse risposte, tutte indicanti una di queste definizioni. Il segnale di pericolo, questo come tutti gli altri che vedremo insieme, si trovano di norma a 150 metri. Vediamo la strada deformata e dissestata, questo è un classico esempio di strada deformata e dissestata. Il segnale di strada deformata o dissestata, vedete che può essere accoppiato con un limite massimo di velocità. In questo caso è chiaro che va rispettato anche il limite massimo indicato dal segnale. A fondo giallo può indicare la presenza di cantieri stradali o lavori stradali, è temporaneo, viene messo in particolari circostanze. Il pannello integrativo con le due frecce, vedete, rivolte ai lati, con scritto 380 metri, indica una lunghezza del tratto di strada. Significa che la strada deformata è un tratto di strada lungo 380 metri. Guardate attentamente invece l'altro pannello integrativo in cui indica questa volta la distanza dal segnale al pericolo stesso. Abbiamo detto, ripeto, se non ci fosse quest'ultimo pannello integrativo la distanza è classica di 150 metri, ma avendo in questo caso specifico questo pannello integrativo vuol dire che il segnale di pericolo non è più posto a 150 metri ma viene posto sulla strada prima del pericolo a una distanza di 320 metri. Comportamento in presenza di questo segnale di pericolo: ovviamente adeguare la velocità in base alle condizioni del fondo stradale. Inutile dire che un fondo stradale ancora più sconnesso e ancora più accidentato costituisce pericolo, quindi moderare la velocità. Se si crea un rimorchio bisogna usare particolare prudenza, perché il rimorchio può su queste strade provocare sollecitazioni non solo al rimorchio ma anche al veicolo che lo traina. Moderare la velocità soprattutto per evitare sollecitazioni e danni alle sospensioni.
tra l'altro prevedere anche possibili sbandamenti dei veicoli in senso opposto che possono, perdendo loro il controllo, venire addosso a noi. Attenzione a questa risposta di quiz, è una delle risposte false un po' a trabocchetto, ingannevoli, perché dice che bisogna rallentare solo se provengono veicoli in senso opposto. La risposta è falsa perché mettendo appunto, indicando solo, significa che il rallentamento è dovuto solo in questa circostanza, invece sappiamo che il rallentamento è dovuto per tutti i motivi sopra indicati e quindi non soltanto se vengono dei veicoli. Preannuncio il dosso. Che cos'è un dosso? Il dosso è una variazione di pendenza in cui c'è limitata visibilità. Guardate il veicolo, è un tratto in salita seguito da una in discesa. Il tratto in salita è chiaramente un tratto in cui c'è limitata visibilità. Il tratto in discesa invece la visibilità chiaramente è maggiore. Nel tratto in salita, sulla pavimentazione stradale, sulla segnaletica, cioè orizzontale, troviamo alla nostra immediata sinistra una striscia continua per indicarci appunto che il tratto di strada è pericoloso e quindi con scarsa visibilità. La striscia continua rappresenta un limite invalicabile. Vedete come invece, oltrepassato il tratto di strada ascendente, quindi siamo adesso nel tratto discendente, la striscia diventa discontinua e questo vuol dire che possiamo anche oltrepassare la linea proprio perché la visibilità ormai è buona, il pericolo è alle nostre spalle. Questo segnale di dosso può anche essere posto in presenza di dossi artificiali, comportamento in presenza di un dosso. In base alla visibilità limitata bisogna fare prudenza, abbiamo detto, ma soprattutto è vietato sosta, fermata, inversione di marcia e retromarcia. Sottolineando che la differenza tra sosta e fermata, in quanto la sosta è l'arresto protratto nel tempo, la fermata è la sospensione momentanea della marcia. Quindi sia la sosta che la fermata, ripeto, sono vietate. Naturalmente il sorpasso, il quando è vietato sul tratto in salita, proprio perché abbiamo appena detto che il tratto in salita, cioè ascendente con una visibilità limitata, e quindi se la strada è a doppio senso, con due sole corsie, assolutamente è vietato il sorpasso. Vedete l'esempio, il veicolo non può sorpassare in quanto già con la striscia continua ce lo indica, ma soprattutto nel tratto ascendente c'è scarsa visibilità. Quando siamo nel tratto discendente la visibilità, come già detto, è certamente migliore e quindi possiamo oltrepassare anche le linee di metteria. Quindi il tratto in salita è quello dove a doppio senso, a due corsie, è vietato il sorpasso. Qui annuncio una cunetta, è un tratto in discesa seguito da una salita. Una domanda che pongo in queste condizioni, cercate di dare una risposta prima di proseguire con il video, secondo voi la visibilità è buona o è limitata? Bene, mi sembra chiaramente visibile che io alla guida del veicolo il tratto che scende e che poi sale mi dà una buona visibilità, quindi il pericolo non è rappresentato dalla scarsa visibilità in questo tratto di strada, ma è rappresentato da un avvallamento di questo tratto di strada con possibilità di accumulo di acqua, fango, detriti. Quindi il pericolo, ripeto, non è la scarsa visibilità, ma è dovuto a questo avvallamento denominato cunetta. Il comportamento presente di una cunetta, ovviamente moderare la velocità, questo sempre per evitare sollecitazioni e danni alle sospensioni, anche qui tenere il volante con una presa sicura e naturalmente anche bisogna fare attenzione alle risposte di quiz. Anche qui c'è una risposta che dice che bisogna rallentare, necessario, solo se provengono i veicoli sul suo posto. Un'altra risposta di quiz ingannevole dice non è necessario rallentare se la cunetta presenta visibilità, ma ripeto, la cunetta non è un pericolo rappresentato dalla visibilità limitata ma dall'avvallamento, come abbiamo detto, di questo tratto di strada. Vietato il sorpasso se si circola su una strada a senso unico, falso, perché o a senso unico o a doppio senso, o così per un senso di marcia, le manovre del sorpasso sono consentite. Curva pericolosa a destra, è un tratto di strada non rettilineo, è pericoloso per ridotta le visibilità. Vedete che quando io percorro questo tratto di strada non riesco a vedere cosa c'è dopo la curva, in questo caso rivolta verso destra. Il raggio della curva è tale
circostanza, un pericolo, bisogna arrestarsi proprio per evitare, dopo la curva, un ostacolo improvviso che si pone davanti al nostro veicolo. Può essere integrato con un pannello integrativo tornante. Il tornante che cos'è? È una curva particolarmente stretta che ci costringe a usare particolare prudenza nelle strade di montagna. Comportamento, curva pericolosa a destra, bisogna ovviamente moderare la velocità, bisogna usare particolare attenzione, soprattutto nella strada bagnata, in quanto il veicolo potrebbe perdere l'aderenza e slittare. Naturalmente la posizione che dobbiamo tenere su questa strada. Se la strada ha due corsie, è da doppio senso, cioè significa una corsia va e una viene, il più possibile vicino al margine destro, perché chiaramente ci si potrebbe scontrare con chi viene di fronte. Il sorpasso, due corsie a doppio senso, assolutamente vietato, sulle strade due corsie a doppio senso, ed è, come abbiamo detto anche per i segnali precedenti con limitata visibilità, è sempre vietato sosta, fermata, inversione di marcia e retromarcia. La curva pericolosa a sinistra cambia solo il segnale, ma è identico comportamento con variazione, abbiamo detto, di un tratto di strada non rettilineo verso sinistra, questa volta anche qui con scarsa visibilità. Vediamo la doppia curva pericolosa, la prima a destra e la seconda a sinistra. La prima a destra, questo con pannelli integrativi indica la lunghezza del tratto di strada e anche la presenza di tornanti, ripeto, anche su quelle strade di montagna. Qua invece una risposta anche questa ingannevole dei nostri quiz, dove con questo pannello, guardate il pannello, ripeto, integrativo, dove mancano le frecce ai lati, c'è solo scritto 3,8 km, indica una serie, la lunghezza di una serie di curve pericolose è falso, perché in questo caso indica la distanza del pannello e quindi del segnale rispetto all'inizio del pericolo. Comportamento per la doppia curva pericolosa, ovviamente moderare la velocità in caso di pioggia, tenersi il più vicino possibile al margine destro, sosta vietata, fermata, inversione di marcia e retromarcia. Anche qui doppia curva pericolosa, la prima a sinistra, come abbiamo detto, il comportamento è identico. Ecco, allora, di questi segnali, riepilogando, che abbiamo conosciuto insieme, in cui c'è scarsa visibilità, quindi riepiloghiamo, il primo qui che vediamo in basso a sinistra è il tosso, variazione di pendenza con scarsa visibilità, curva pericolosa a destra, curva pericolosa a sinistra, doppia curva pericolosa la prima a destra e doppia curva pericolosa la prima a sinistra. Bene, per questi segnali abbiamo indicato, detto che è sempre vietato sosta, fermata, emissione di marcia e retromarcia. Il sorpasso, ecco, sul sorpasso ci tengo a sottolineare quindi i casi in cui si può effettuare, anche se questi sono tratti di strada con scarsa visibilità. Vediamoli una alla volta, a senso unico, significa che di fronte non viene nessuno. Quindi io ho una corsia di destra per la marcia normale ed una corsia di sinistra dedicata esclusivamente al sorpasso. Poi abbiamo qui al centro due corsie per un senso di marcia. Vedete una strada, una carreggiata, in cui ci sono due corsie che vanno e due che vengono, con una doppia striscia continua centrale. Bene, c'è una manovra, vedete, del sorpasso in cui è consentito, perché la corsia dedicata al sorpasso, in quella corsia non viene nessuno di fronte. E poi addirittura, il caso ancora più, diciamo, classico, più sicuro, in cui ci sono due carreggiate separate con lo spartitrattico centrale di colore verde, in cui vedete quindi la manovra del sorpasso ed è possibile effettuare. I passaggi a livello sono una segnaletica di pericolo, qui riepilogati, ma li vedremo uno alla volta. Sono i passaggi a livelli che possiamo contraddistinguere come passaggio a livello con barriere o semibarriere in alto e il passaggio a livello senza barriere. Vediamoli uno alla volta di cosa, come sono fatti e qual è il comportamento che dobbiamo tenere alla guida del nostro veicolo. Non a caso sentite un campanello, una segnalazione acustica per indicare che sta per abbassarsi la barriera. È una segnalazione acustica accompagnata da una segnalazione luminosa fissa che ci avverte che l'abbassamento delle barriere è imminente. Abbiamo l'obbligo di fermarci in prossimità della striscia d'arresto e prima della, ovviamente, della barriera.
Arrivando al passaggio livello vedete anche i pannelli distanziometrici. Il primo pannello con tre strisce è quello con sopra i segnali di pericolo, è posto a 150 metri dal pericolo. Poi man mano che ci avviciniamo troviamo il pannello distanziometrico con due strisce, posto a 100 metri, e poi un pannello a una sola striscia posto a 50 metri dal passaggio livello con barriera che quindi sbarra tutta la strada, vedete, da un lato all'altro. Passaggio livello con semi barriere, anche qui la segnalazione acustica, ma guardate la segnalazione luminosa, è doppia, è lampeggiante. Ecco, ci tengo a sottolineare, quando la luce sono due, in generale, diciamo nel codice della strada, come in questo caso, sono sempre lampeggianti. Una si accende e una si spegne, mentre quella precedente, essendo una sola luce, rimane fissa. Questa è lampeggiante. I pannelli distanziometrici sono lo stesso, vedete, faccio notare anche la segnaletica orizzontale con la scritta PL per indicarci l'avvicinamento del passaggio livello. Quello con semibarriere, guardate la figura, sbarra solo metà della carreggiata, metà della strada, quindi solo il proprio senso di marcia. E chiaramente è un passaggio a livello dove comunque in ogni caso con le semibarriere passate si ha l'obbligo di arrestarsi. Quando un passaggio a livello con barriere o semibarriere dovesse presentare un malfunzionamento, dagli agenti del preposto al controllo del traffico vengono posti questi pannelli, vedete, questi cavalletti, proprio per evitare che qualche veicolo sopraggiunga al passaggio del treno, vengono posti manualmente e poi rimossi. Passaggio a livello senza barriere. Cosa significa? Significa che il passaggio a livello non ha né le barriere né le semibarriere, ma solo i binari, vedete, che attraversano la strada. La segnalazione luminosa, come quella acustica che abbiamo appena ascoltato, ci segnala l'imminente arrivo del treno, obbligo di arrestarsi e attendere che passi il treno. Si potrà ripartire quando le luci luminose e lampeggianti rosse si spengono, solo in quel caso si potrà riprendere la marcia e attraversare i binari. La croce di Sant'Andrea, posta nelle immediate vicinanze, è una segnalazione particolare ed è una croce per indicare un solo binario. Vedete questa invece per indicare il passaggio a livello senza barriera due o più binari. Sempre i soliti pannelli distanziometrici, 150-150 metri, e la solita segnalazione luminosa, lampeggiante alternativamente con segnalazione acustica per segnalarci l'imminente arrivo del treno. A volte viene accompagnato anche dal segnale di stop, sono circostanze talmente pericolose dove addirittura non c'è la visibilità neanche di questo arrivo del treno. Sì, è vero, la segnalazione luminosa, la segnalazione acustica, ma posto il segnale di stop ci obbliga anche a usare particolare prudenza, evidentemente un passaggio a livello senza barriere che tendenzialmente risulta più pericoloso. Vorrei aggiungere un'unica considerazione personale, ma che trova riscontro nella realtà. Sono passaggi a livelli che il codice della strada e quindi stanno cercando, diciamo, in definitiva da eliminare, perché comprendete che questi passaggi a livelli hanno causato negli anni passati e soprattutto anche in questo ultimo periodo degli incidenti mortali, perché proprio non essendoci barriere, non essendoci semi barriere, lo scontro con il treno è purtroppo inevitabile, costituisce vari motivi di incidente. Questa segnalazione sempre senza barriere, una sola croce però verticalmente, come anche queste due croci verticali. La posizione è dovuta solo al fatto che, essendo una segnaletica che occupa anche una parte dell'area della, diciamo, del passaggio a livello, vengono per motivi di spazio messi verticalmente. Il significato non cambia, in presenza di, ripeto ancora per l'ultima volta, segnalazione luminosa accompagnata da segnalazione acustica, si ha l'obbligo di arrestarsi. Linea tranviaria, è un tram. Che cos'è un tram? Il tram è un veicolo circolante su rotaie. Tengo a sottolineare di non confondere il tram col filobus, confusione spesso causata dall'opinione pubblica. Il filobus viaggia sui binari, non viaggia sui binari, il filobus ha solo una linea elettrica. Qui invece siamo in presenza del segnale di pericolo e di una linea tranviaria caratterizzata dai binari e anche sì dalla linea elettrica per dare energia al motore elettrico, ma il pericolo
per chi circola su questi tratti di strada è rappresentato proprio dai binari e da questi veicoli che circolando in ciclotaie non riescono a frenare e a fermarsi subito. Vedete, il tram, avendo le ruote in metallo e viaggiando sui binari, non ha l'aderenza come un normale veicolo, e questo chiaramente costituisce un spazio di frenatura di questi veicoli estremamente lungo. Quindi noi alla guida del veicolo dobbiamo fare particolare attenzione. Tra tanti comportamenti abbiamo anche quello di non intralciare ovviamente la marcia del tram, proprio perché sapendo che non riuscirebbero a fermarsi in tempo, hanno spazi di frenatura lunghi, noi dobbiamo usare massima prudenza. Un segnale che viene posto sia fuori dai centri abitati che nei centri abitati, non esiste una regola precisa, nel senso che può essere posto in qualunque tratto di strada. La caratteristica di questo segnale è che viene posto in quei incroci o quei tratti di strada in cui l'incrocio non è regolato dal semaforo. Perché? Perché per il tram e anche per il nostro veicolo vedremo poi dei semafori, ovviamente, dove sono posti all'occorrenza in modo molto più preciso. Abbiamo una figura che ci contraddistingue, che ci fa comprendere bene il significato del tram. Abbiamo detto che l'aderenza diminuisce se si frena sui binari, quindi anche per il nostro veicolo dobbiamo fare particolare attenzione. Si possa passare a destra se il tram è in marcia, cioè si sta camminando chiaramente, mentre se è fermo, attenzione, se è fermo che significa? Significa che stanno salendo o scendendo passeggeri, e questo è possibile fare il sorpasso da destra, dal lato destro, o se, cioè dove c'è la porta per la salita e la discesa dei passeggeri, solo se esiste il salvagente. Il salvagente è una specie di piccolo marciapiede, quello di colore, vedete, lì di colore violetto, posto sulla carreggiata, che serve a far salire e scendere i passeggeri, evitando di essere investito dai veicoli che sopraggiungono, appunto salva gente. Ecco il veicolo che sopraggiunge e che quindi può sorpassare tranquillamente. Attraversamento pedonale, e l'attraversamento pedonale posto sulle strade exurbane 150 metri prima, può essere posto anche in città, anche su strade urbane. In corrispondenza, attenzione, no, corrispondenza no, cioè non vicino, sempre a 150 metri. Normalmente sulle strade exurbane perché? Perché di solito sulle strade exurbane fuori città non si incontrano gli attraversamenti pedonali. Noi se siamo su una strada exurbana normalmente abbiamo la circolazione dei veicoli e solo qualche volta l'attraversamento pedonale. Ecco, in questo caso allora ci mettono il segnale 150 metri prima. Sulle strade urbane, attenzione alla risposta, ripeto, in corrispondenza è falsa, ma è falsa perché non è posto vicino, in corrispondenza significa vicino all'attraversamento pedonale, ma se al limite fosse posto anche in città, sarà posto a 150 metri. Benissimo, quindi con la parola in corrispondenza risulta falso. Rallentare, ovviamente è pronto per arrestarsi se ci sono pedoni che attraversano la carreggiata. E se dovessimo non dà la precedenza ai pedoni e incorrere in incidenti stradali, si va, oltre ovviamente a una responsabilità nei confronti degli altri utenti della strada, si va incontro anche alla sottrazione dei punti sulla patente, che quindi vengono sottratti in base all'infrazione commessa. Fare attenzione ovviamente ai veicoli che sono davanti, che si sono arrestati per far passare i pedoni, quindi usare massima prudenza. È vietata sosta, fermata e sorpasso, perché sosta e fermata sull'attraversamento pedonale chiaramente mi sembra ovvio, perché significherebbe non lasciare lo spazio per il transito dei pedoni, e anche sorpasso, come abbiamo detto, proprio per evitare di investire un pedone che attraversa la strada e che magari il nostro veicolo davanti si è fermato per dare precedenza. L'attraversamento ciclabile è un attraversamento posto 150 metri prima, come tutti i segnali di pericolo che abbiamo già precedentemente conosciuti, e in corrispondenza, falso, anche qui attenzione qui, in corrispondenza, ricordate, i segnali di pericolo sono posti a 150 metri, non in corrispondenza, altrimenti non avrebbe significato. Quindi è una delle risposte a, come sempre, a cui fare particolare attenzione.
rallentare per essere pronti ovviamente ad arrestarci per i ciclisti che attraversano la carreggiata. Pietà da sosta, fermata e sorpasso, un po' come abbiamo detto anche per l'attraversamento pedonale. Discesa pericolosa. È una discesa con scritto sopra un numeretto, il 10%, che indica la pendenza. 10% tecnicamente significa che ogni 100 metri di strada scende rispetto a livello del mare di 10 metri la strada, quindi è una discesa. È un tratto di strada particolarmente pericoloso dovuto a vari motivi, tra l'altro uno dei motivi principali è lo spazio di frenatura che aumenta del nostro veicolo, cioè in discesa proprio per forza di inerzia il veicolo tende a fermarsi in uno spazio maggiore e per questo motivo bisogna aumentare la distanza con chi ci precede, proprio perché per evitare tamponamenti e incidenti, perché aumenta lo spazio di frenatura, aumentare la distanza di sicurezza, che poi altro non è che la distanza tra il nostro veicolo e chi ci precede, chi ci sta davanti. Abbiamo ovviamente l'obbligo di moderare la velocità, l'uso del freno, certo in discesa tendenzialmente, spontaneamente uno tenderebbe sempre a frenare spesso, ma questo può provocare il surriscaldamento. I freni sono elementi meccanici estremamente importanti, ma anche, tra l'altro, in questo tratto di strada un po' delicati, perché se si surriscaldano possono perdere la loro efficienza, non funzionano più. Allora, come evitare di frenare spesso in una discesa particolarmente ripida? Basta innestare una marcia adeguatamente bassa. Qualcuno chiederà, ma che cos'è una marcia bassa? Una marcia bassa è una marcia che consente di usare il motore da freno. Le marce basse sono, in questi tratti di strada, normalmente la terza e, se non è ancora sufficiente, anche la seconda. Certo, questo fa in modo che il motore a cui sono collegate le ruote motrici del veicolo fanno sì che il veicolo non acceleri e mantenga una velocità moderata. Non premere la frizione, perché la frizione, se la premiamo in una discesa, si stacca il motore dalle ruote motrici, cioè fa sì che le ruote sono libere di girare, che non sono più collegate al motore, e questo tenderà ad far aumentare la velocità del veicolo, quindi mai premere la frizione. Moderare la velocità, anche qui per evitare di tamponare i veicoli che procedono più lentamente. Ecco, vedete che possiamo in una discesa soprattutto anche trovare per esempio dei mezzi pesanti che procedono più lentamente o comunque a una velocità più ridotta, rischiamo di tamponarli. La strada è bagnata, usare particolare prudenza, con la strada bagnata è inutile dire che abbiamo un fondo stradale particolarmente pericoloso. Salita ripida, vedete il disegno opposto a quello precedente, in questo caso è la salita ripida. Vediamo di che tratto di strada, qual è la pericolosità rispetto è diverso rispetto a quello al segnale precedente della discesa. La salita è un tratto di strada, anche qui, per usare una marcia bassa, ma non perché il veicolo tende ad accelerare, ma perché la marcia bassa ci permette di superare la salita molto ripida, altrimenti appunto non riusciamo a superare la pendenza. Non premere anche qui la frizione perché se noi premiamo la frizione e stacchiamo il motore dalle ruote motrici, il veicolo pian piano rallenta, poi si ferma e poi va indietro. Beh, insomma, vedete come anche qui, vedete, staccare la frizione, cosa che non va mai durante la marcia effettuata, quindi anche in questo caso costituisce un pericolo. Mezzi pesanti, perché in una salita ci possono essere questi mezzi pesanti pericolosi? Perché i mezzi pesanti, proprio dovuto al loro peso, hanno una velocità particolarmente moderata, cioè procedono molto lentamente. Strettoie sono segnali di pericolo posti a 150 metri per indicarci la presenza di una strettoia. I motivi per cui può esserci una strettoia sulla strada è perché possono essere causati da un muretto o un ostacolo fisso. Se questi stessi segnali fossero a fondo giallo, allora, come in questo caso, bene, sono in presenza di cantieri stradali e temporanei sulla strada. Vediamo il dettaglio di queste strettoie.
Abbiamo il primo, ovviamente, a segnare come scrittoria simmetrica, cioè restringimento su entrambi i lati della carreggiata. È chiaro che bisogna usare particolare prudenza per i veicoli, fare attenzione ai veicoli che vengono di fronte. Questa è una scrittoria asimmetrica, cioè soltanto dal lato sinistro c'è restringimento, e questa è una scrittoria asimmetrica dal lato destro. Sono comunque segnali posti a 150 metri per indicarci la difficoltà dell'incrocio con veicoli che vengono in senso opposto. Ecco l'esempio di una scrittoria simmetrica da entrambi i lati, vedete, per esempio ci sono dei muretti, quindi degli ostacoli che restringono la carreggiata e che comunque impongono a usare massima prudenza a una distanza di 150 metri, abbiamo visto i segnali, rallentare e fare attenzione a chi viene di fronte. Questa scrittoria, ci tengo a sottolineare, guardate la figura, è una scrittoria in cui comunque i due veicoli riescono a passare, anche se con difficoltà. Vediamo invece questa stessa scrittoria in cui la figura ci indica chiaramente che lo spazio libero qui, in questo tratto, è molto ridotto rispetto a prima. Tant'è vero che tecnicamente si usa dire è una scrittura in cui rimane lo spazio libero minimo di una corsia. Questo spazio è uno spazio che costringe a usare prudenza, ma non basta, perché essendoci libera sola una corsia per consentire il transito di una sola fila di veicoli alla volta, questa scrittura, comunque simmetrica, è una scrittura in cui vanno posti due segnali particolari, questi che adesso stiamo per indicare. Sono i segnali di forma circolare, guardate questo con la freccia rossa, ma soprattutto la forma circolare, obbligo di dare precedenza ai veicoli in senso opposto. Questo invece di forma quadrato è un segnale che è un diritto di precedenza da chi viene di fronte. Bene, questo tratto di strada viene definito e chiamato senso unico alternato. Che significa alternato? Alternato significa che non si può passare contemporaneamente, insieme non è possibile. Qualcuno dirà, ma sì, c'è lo spazio, mo passo. Assolutamente no, perché essendoci una sola corsia libera, lo spazio non consente il transito contemporaneo dei veicoli. Quindi il codice della strada ha ritenuto opportuno mettere questi segnali proprio per indicare che il veicolo giallo avrà l'obbligo di dare precedenza a chi viene in senso contrario, fermandosi, facendo passare il veicolo blu che ha un segnale di diritto di precedenza, usando chiaramente prudenza, e poi quindi transiterà il veicolo giallo. Sono segnali estremamente importanti, vengono posti quindi nelle scrittoie, ma non in tutte le scrittoie, attenzione, come abbiamo già detto, ma solo nelle scrittoie in cui rimane libera una sola corsia. Vengono definiti, ripeto ancora una volta, sensi unici alternati, quindi prima passa uno e poi passa l'altro. Una domanda ci si pone, dice, ma chi passa prima? Cioè in base a che cosa vengono posti questi segnali? Beh, in base normalmente ai flussi di traffico, cioè i segnali dove c'è maggior traffico chiaramente, e quindi maggior necessità di far passare i veicoli, saranno quelli con il fondo blu o comunque diritti di precedenza, massima prudenza. Il segnale invece con obbligo di precedenza chi viene in senso opposto, poi le circostanze, voglio dire, vengono di volta in volta indicate e circoscritte dal personale che appone questa segnaletica. Quindi il veicolo giallo obbliga di arrestarsi e farà passare il veicolo blu sempre. L'obbligo di arrestarsi, anche se non viene nessuno di fronte, mi raccomando, accertandoci che di fronte non viene nessuno e puoi transitare. Il veicolo blu invece avrà il diritto di precedenza, ma il diritto non è mai assoluto nel codice della strada e purtroppo spesso anche nella vita il diritto non è un valore assoluto. Va quindi usata massima prudenza, rallentare, accertandoci che il veicolo di fronte si sia disposto a darci la precedenza. In presenza di questi segnali possono esserci anche i semafori. Allora, nella priorità della segnaletica stradale, come già vi ho detto all'inizio di questa prima lezione, la segnaletica luminosa prevale su quella verticale.
Significa che se io incontro il semaforo che mi dice verde e quindi segnala via libera, anche presenza del segnale che mi obbliga di dare precedenza, il verde mi dà la possibilità di transitare perché il semaforo e quindi i segnali luminosi prevalgono su quella verticale. Certo, massima, diciamo, prudenza, questa è una circostanza sempre da ricordare. Però si ha diritto di precedenza in questo caso, quindi si può transitare nella strettoia facendo attenzione che chi viene di fronte, che quindi avrà il semaforo rosso, si sia fermato. Al contrario, anche qui è un diritto di precedenza, ma potrebbe esserci il semaforo rosso, e quindi anche in questo caso ci si ferma. Quindi, in definitiva, quando c'è la segnaletica verticale e quella luminosa, ciò che ha importanza, ciò che ha l'obbligo alla guida del veicolo, il conducente, di rispettare la segnaletica luminosa. A volte i nostri semafori possono essere con giallo lampeggiante. Il giallo lampeggiante, in questo caso, posto sulla strada dove cioè tutto il semaforo è spento ed è solo il giallo lampeggiante sia per un veicolo che per l'altro, bene, questo giallo lampeggiante obbliga a rallentare. Il giallo lampeggiante significa che in questa circostanza il semaforo non sta funzionando, ma pone l'attenzione. E allora che succede? Cosa facciamo? Dobbiamo rispettare la segnaletica, in questo caso verticale, perché il giallo lampeggiante non è un segnale di obbligo di fermarsi come rosso o il diritto di precedenza come verde, ma è solo un porre l'attenzione. Quindi diciamo che ritorna ad essere il valore della segnaletica quello di principale importanza. Quindi con giallo lampeggiante, riepilogo e concludo, do la precedenza in presenza del segnale di dare precedenza a chi mi di fronte, col giallo lampeggiante qui ho il diritto di precedenza. Massima prudenza per entrambi, il giallo lampeggiante impone sempre di usare massima prudenza e rallentare. Un esempio di lavoro in corso, quindi un segnale un po' come quello che abbiamo già visto, però a fondo giallo, temporaneo. Questa è una strettoia, guardate, la strettoia chiaramente, però quanto spazio rimane libero? Guardate bene la figura. Lo spazio che rimane libero in questa particolare circostanza è uno spazio più di una corsia, cioè una corsia e mezza, diciamo pure anche dal punto di vista figurativo. Questo significa che i veicoli riescono a passare, anche se con massima prudenza, con massima attenzione, entrambi rallentare e fare attenzione a chi viene di fronte, però entrambi riescono a transitare in questo tratto di strada, perché la strettoia è sufficientemente larga, se così vogliamo definirla. Se invece guardate adesso la strettoia è maggiore, cioè in questo caso, vedete che lo spazio libero è solo di una corsia. Un veicolo in una corsia, due veicoli, uno a fianco all'altro, non possono mai transitare, anche se fosse una corsia molto larga, perché per definizione del codice della strada la corsia è una suddivisione della carreggiata che consente la circolazione di una sola fila di veicoli ed una sola fila di veicoli alla volta. Quindi che succede? Bene, anche in questa circostanza, un po' come nel caso precedente, abbiamo certamente i segnali di sensi unici alternati, non possono passare contemporaneamente. Il segnale obbligo di dare precedenza che incontra il veicolo giallo, quindi impone a fermarsi e a dare precedenza a chi viene di fronte. Il veicolo blu, con il diritto di precedenza, avrà certamente sì l'obbligo di rallentare, ma dovrà impegnare prima la strettoia e quando quella strettoia è libera potrà transitare il veicolo giallo. Vorrei porre anche un'attenzione, dice, a volte i segnali sono capovolti, cioè, ecco, ci tengo a sottolineare che non è la posizione in cui vengono posti i segnali, è la forma del segnale, cioè a volte devo anche dire che gli operai mettono questi segnali capovolti, ma non perché lo facciano apposta, ma perché comprendono benissimo che alla guida del veicolo ciò che è l'importante di questa segnaletica è la forma, e il loro significato, che poi vengono messi sulla strada, appoggiati magari anche in maniera diversa, non è assolutamente importante. Quindi, obbligo di dare precedenza perché di forma circolare mi fermo e do precedenza a chi viene di fronte. Segnale di forma quadrato, diritto di precedenza, rallentando, accettandoci che di fronte ci dia una precedenza. Segnali temporanei accompagnati, come vedete, dalla segnaletica a fondo giallo di lavori in corso. Anche in questo caso possiamo avere la presenza dei semafori, esattamente come prima, sono semafori quindi
che il loro significato, se sono di colore verde, ci ha danno il diritto di precedenza, qualunque sia il segnale verticale che incontriamo. Se incontriamo il rosso abbiamo l'obbligo di fermarci. Sono ovviamente messi anche in queste circostanze per circostanze di lavoro in corso, e anche questi semafori possono avere il giallo lampeggiante. In questo caso massima prudenza, però ciò che ha valore è di nuovo il segnale verticale. Ancora un segnale di pericolo, posto come al solito a 150 metri, preannuncia un ponte mobile. Moderare la velocità, ovviamente fermarsi all'occorrenza, l'apertura di un ponte ci obbliga a fermarci. Il segnale di pericolo può essere anche accompagnato da un pannello distanziometrico, simile a quello, vedete, che abbiamo conosciuto per i passaggi a livelli, posto a 150 metri col pannello appunto indicante la distanza del ponte mobile. A volte lo stesso segnale può portare nella parte, come vedete, aggiuntiva dei pannelli indicanti gli orari di apertura del ponte. In questo caso guardate attentamente i pannelli in cui ci sono i due martelli indicante la validità del segnale per i giorni lavorativi. Significa che nei giorni lavorativi dalle 8 alle 9 il ponte sarà aperto, e il pannello invece con la croce indicante invece la validità per i giorni festivi dalle 9 alle 10, e quindi sono pannelli integrativi aggiuntivi a determinati orari e a determinati giorni. Accompagnato a volte il ponte mobile nelle immediate vicinanze da luci rosse lampeggiante, se in funzione abbiamo l'obbligo di arrestarci. Strada sdrucciolevole preannuncia al solito a una distanza di 150 metri che la strada può diventare sdrucciolevole. Attenzione, ci tengo a sottolineare, ripeto, può diventare sdrucciolevole, significa che se noi troviamo il segnale, non è detto che la strada sia sempre sdrucciolevole, lo è infatti in particolari condizioni ambientali o climatiche. Abbiamo l'aggiunta di eventuali pannelli integrativi, uno indicante la strada sdrucciolevole per causa di piogge e uno per causa di ghiaccio, neve. Evitare ovviamente brusche sterzate, frenate, accelerate, e come leggete aumentare anche la distanza di sicurezza, perché in queste situazioni aumenta quindi lo spazio per fermare il nostro veicolo, ed è quindi necessario, per evitare tamponamenti di veicoli che ci precedono, aumentare la distanza di sicurezza tra noi e il veicolo che ci sta davanti. Attenzione a possibile presenza di bambini. È un segnale di pericolo posto nelle vicinanze, solita distanza classica dei 150 metri, in prossimità di scuole, campi da gioco o giardini pubblici. Il particolare pericolo ovviamente rappresentato da questi bambini che improvvisamente possono attraversare la carreggiata e sono imprevedibili. Infatti bisogna fare attenzione sia ai bambini che sono già sulla carreggiata, ma anche se sono sul marciapiede, perché appunto possono improvvisamente attraversare la carreggiata e costituire un grave pericolo per i veicoli che sopraggiungono. Attenzione, animali vaganti, sono animali di tipo domestico, quindi a pascolo normalmente, fare attenzione alla corrente a fermarsi, evitare di usare l'avvisatore acustico che potrebbero provocare anche pericolo agli animali nel momento in cui si spaventano. Animali di tipo invece selvatici. Questa è la possibile improvvisa presenza, perché improvvisa, perché ovviamente essendo animali di tipo selvatico, l'attraversamento della carreggiata può essere certamente imprevedibile e improvviso. Anche in questo caso rallentare e alla corrente fermarsi, e anche in questo caso evitare di usare l'avvisatore acustico. Abbiamo un segnale di pericolo indicandoci il pericolo a cui ci stiamo per avvicinare. Tra 150 metri il nostro senso unico termina e inizia il doppio senso di circolazione. Significa cioè che bisogna moderare la velocità e fare attenzione a chi viene di fronte. Vediamo un esempio classico di utilizzo di questo segnale.
Questa strada che vediamo in figura è una strada a due carreggiate separate. Infatti vedete la striscia verde centrale, quello è il genere rappresentato dallo spazio traffico di colore verde sui quiz, e questo sta a separarmi la strada, tutta la strada, in due carreggiate separate. Quindi abbiamo una carreggiata a senso unico, per il veicolo arancione, e una carreggiata a senso unico in senso contrario per chi viene di fronte. Ogni carreggiata, questa di destra e questa di sinistra, sono ovviamente a senso unico. Vediamo a un certo punto, incontrando questo segnale, che ci avverte che la nostra carreggiata, per esempio per il veicolo arancione, sta terminando a senso unico. E questo significa che lo spazio di traffico sta per terminare. Ecco qui l'esempio: lo spazio di traffico termina, inizia praticamente solo un tratto di strada dove c'è la doppia striscia continua dipinta sulla pavimentazione stradale senza spazio di traffico. Questo sta a significare che tutta la strada diventa a doppio senso. Senza spazio di traffico, quindi, ecco che la carreggiata diventa a doppio senso. I segnali di pericolo, quindi, è stata per te proprio il cambiamento di circolazione da senso unico a doppio senso di circolazione. Rallentare, fare attenzione a chi viene di fronte. Vedete che viene di fronte il veicolo blu, troverà un segnale quadrato con una freccia diritto. Attenzione alla forma del segnale quadrato, detto. È un segnale di indicazione, appunto, perché ci indica che la nostra strada a doppio senso termina ed inizia in senso unico. Quindi per il veicolo blu che viene in senso contrario, in cui incontra praticamente lo spazio di traffico, la sua carreggiata da doppio senso diventa a senso unico. Preannuncia lo sbocco della strada su una banchina portuale, un molo, per esempio l'argine di un fiume, l'argine di un canale. La strada termina e rischiamo di cadere quindi nell'acqua. Segnale che ci preannuncia di usare particolare prudenza, soprattutto di notte, in quanto c'è scarsa visibilità, e si dovranno evitare manovre di retromarcia, proprio per chiaramente il pericolo di cadere. Una strada con presenza di pietrisco. Questo pietrisco al passaggio del nostro veicolo può essere scagliato a distanza verso altri veicoli. Il pietrisco si trova in genere sul bordo della carreggiata, è possibile anche sbandamento e slittamento perché diminuisce l'aderenza del pneumatico sul fondo stradale. Procedere con cautela ovviamente in presenza di pedoni, perché questo pietrisco scagliato a distanza verso i pedoni costituisce per loro un pericolo, e anche e soprattutto quando incrociamo altri veicoli, proprio perché questo pietrisco può essere scagliato a distanza, pizzicato dal pneumatico e quindi costituire pericolo per tutti gli altri utenti della strada. A fondo giallo viene utilizzato, come già detto più volte, per tutte quelle situazioni momentanee dovute in presenza di cantieri stradali, lavori in corso, che quindi ci indica un pericolo, ma soltanto limitatamente alla presenza di cantieri stradali. Pericolo di caduti massi dal lato sinistro, come vedete anche dal segnale chiaramente, qui invece quello in basso dal lato destro. Anche qui moderare la velocità, rallentare, la presenza di massi o di pietre posti sulla carreggiata. Possibili brusche frenate di veicoli che procedono, perché se un veicolo davanti a noi ha incontrato un masso sulla strada, allora ha ovviamente necessità di fermarsi e noi rischiamo di tamponarlo. Quindi dobbiamo prevedere anche questo possibile pericolo. Preannuncio il semaforo. Il tipo di semaforo a cui ci stiamo avvicinando è di tipo verticale, proprio per la disposizione in cui chiaramente viene posto sulla strada. È sempre obbligatorio sulle strade extraurbane, sì, perché bisogna dire che in città i semafori sono una caratteristica, voglio dire, tipica delle strade urbane. Sulle strade extraurbane invece un semaforo difficilmente viene posto, e quando si trova è necessario anche che venga accompagnato da questo segnale di pericolo a 150 metri. Può avere una luce gialla lampeggiante, proprio per rendersi particolarmente visibile, a cui bisogna fare particolare attenzione, e anche in questo caso, se appunto giallo, può preannunciare quindi la presenza di un cantiere stradale. Preannuncio il semaforo, questa volta con disposizioni
delle luci in orizzontale. Ecco la figura, vedete, è un semaforo tipicamente utilizzato, non posto normalmente sul lato destro, ma in alto, su delle apposite strutture metalliche. Può avere anche questo segnale, come prima, un giallo lampeggiante, a cui dobbiamo fare particolarmente attenzione. Preannuncia una possibile presenza di aeroplani a bassa quota. Il pericolo può essere rappresentato da un forte rumore, dovuto ovviamente a questi aerei, e anche da possibili abbagliamenti, perché in presenza degli aeroporti il decollo o ovviamente l'atterraggio di questi aeroplani costituiscono pericolo, presenza di un tratto di strada con improvvise e forti raffiche di vento laterale. È un segnale di pericolo posto a 150 metri per indicarci questo possibile colpo di vento laterale che può colpire anche il nostro veicolo. Questo vento costituisce per noi un pericolo, può essere utilizzato sui viadotti o all'uscita di una galleria. Tenere il volante ben saldamente, moderare la velocità. Ecco, il pericolo, vedete, per chi trae un rimorchio, per esempio un caravan o anche un veicolo a due ruote, sono veicoli cioè che la cui superficie è estesa, se colpita lateralmente per i rimorchi, può costituire un grave pericolo. Veicolo a due ruote perché chiaramente sono veicoli più leggeri e quindi più facilmente soggetti a sbandamenti. Anche i veicoli tendonati o furgonati, quindi come dicevo con ampia superficie, costituiscono pericoli. Tenere il volante ben saldamente e fare attenzione a possibili sbandamenti anche di chi viene di fronte. Preannuncia un tratto di strada con banchina cedevole, cioè non praticabile, per cui non si può percorrere il margine destro. La possibile presenza di questo pericolo per la caduta nella cunetta laterale della strada. È consigliabile non avvicinarsi troppo a margine destro, proprio perché essendo la banchina cedevole si potrebbe perdere il controllo del proprio veicolo. Preannuncia un incrocio di due o più strade, sia si può incontrare su strade urbane che su strade extraurbane, con una circolazione rotatoria, nel senso indicata dalle frecce. Vediamo un attimo una figura per renderci conto di cosa significa. Guardate il veicolo marroncino che, incontrando il segnale obbligo di rotatoria, nello svoltare a sinistra segue la direzione della freccia indicata in figura, lasciando il centro dell'incrocio sulla propria sinistra. Chiaramente chi invece deve percorrere direzioni diverse, deve svoltare a destra come veicolo rosso oppure il giallo, chiaramente per loro questo segnale di obbligo di rotatoria non prescrive nessun obbligo, mentre appunto per chi effettua la svolta a sinistra, girare intorno al centro dell'incrocio significa lasciare il centro dell'incrocio sulla propria sinistra. Il segnale di, vedete, si trova a 150 metri di pericolo e poi nelle immediate vicinanze quello tondo che invece viene posto per obbligarci questo comportamento in presenza di incroci. Segnale di pericolo generico per indicare un pericolo diverso da quelli previsti da specifici segnali già conosciuti. Chiaramente è un segnale che ci viene ad indicare un pericolo integrato da un pannello. Usare prudenza, ma chiaramente siamo in vicinanza di un pericolo, il pannello integrativo ci specifica il pericolo a cui ci stiamo avvicinando. Ecco alcuni esempi. Possibilità di formazione di ghiaccio sulla strada, quindi pericolosa, in presenza di queste condizioni quindi ambientali particolari, in presenza di binari di manovra in corrispondenza di stabilimenti industriali, attenzione a non confondervi col passaggi a livello, che come abbiamo già visto esiste una segnaletica specifica, abbiamo presenza di macchine scontraneve in azione sulla strada. Infine, un altro esempio di pannello integrativo è la presenza di mezzi di lavoro in azione. Abbiamo terminato questa prima lezione dedicata alla segnaletica di pericolo. Ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto, lasciate un like e condividete con tutti i vostri amici. Grazie.